prendiamo un pezzo di pasta di mais e lo coloriamo con un acrilico rosso. Ricordiamo che una volta asciutto risulterà più scuro. Ora dividiamo il panetto a metà. Lavoriamo i due pezzi per ottenere due lunghi tubi. Dopo averli tagliati ad ugual misura, cominciamo ad arrotolarli tra loro. Dividiamo a metà per creare due cerchi. Unendo gli estremi in questo modo. Lasciamo asciugare la pasta per una giornata. Lavoriamo ora un pezzo di pasta bianca. Ora con un paio di forbicine tagliamo i petali delle stelle di Natale. E con un ago segniamo le striature dei petali. Facciamo la stessa cosa con la pasta verde per le foglie. Ora, utilizzando della colla vinilica come base, incolliamo i vari pezzi per comporre il fiore.
Con della pasta gialla creiamo delle palline con cui realizziamo il centro del fiore. Per la seconda ghirlanda procediamo allo stesso modo. Lasciamo asciugare qualche ora. Poi con dell'acrilico dorato rifiniamo il tutto. Possiamo ora inserire i tovaglioli. Alla prossima! Buon lavoro a tutti!